Ancora in crescita i casi di Covid in Italia, oltre 4.000 nuovi contagi, ma diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva. In Sicilia 550 nuovi casi. Fiamme nell'oasi di Ponte Barca a Paternò ieri pomeriggio. I roghi volontariamente appiccati hanno distrutto alcuni fondi agricoli. Il sindaco Nino Naso interviene sulla vicenda degli incendi nel Paternese. Chiederemo, dice il primo cittadino, un tavolo al prefetto di Catania. I cimiteri sono stati gestiti con grande attenzione dalla mia amministrazione, a parlare il sindaco di Paternò Nino Naso, che respinge le accuse dell'ex consigliere Ezio Messina. Riflettori puntati su Corso Marco Polo a Paternò. Uno stato di abbandono, quello segnalato dai consiglieri Anthony Di Stefano e Agata Marzola. L'assessore al verde pubblico Luigi Gulisano ha dichiarato: l'attenzione su Corso Marco Polo è massima, a 360 gradi. In piazza Caduti di Nassiria a Paternò un cestino porta rifiuti è stato installato davanti alle stele della legalità, necessaria alla rimozione. Ad Adrano la polizia ha arrestato un 45enne del luogo che era stato coinvolto in un'operazione antimafia nel 2017. Per lui è arrivata una condanna definitiva a 12 anni di carcere. Buonasera e bentrovati con la seconda edizione del nostro telegiornale, che apriamo immediatamente con il nostro consueto bollettino Covid. Le notizie non sono, diciamo, positive, però a quanto pare l'andamento sta subendo delle oscillazioni. Nello specifico in Italia si contano 4.000 nuovi contagi, che di certo non è una notizia positiva, ma è anche vero che sono in diminuzione i ricoverati in terapia intensiva. La Sicilia viaggia ancora con numeri purtroppo alti, sono 550 le nuove infezioni. La variante Delta ha ridato nuova linfa al virus, i contagi da Covid continuano a crescere in Italia, il bollettino di oggi ne referta 4.259, 700 in più di ieri, anche se il numero dei tamponi processati nelle ultime 24 ore è superiore a quello di ieri, poco più di 235.000 quelli esitati, con un indice di positività che cresce ancora e oggi si attesta all'1.8%, raddoppiato il numero dei decessi, 21 nelle ultime 24 ore, i guariti sono stati oltre 2.000 e dunque gli attuali positivi, cioè coloro che attualmente sono alle prese con l'infezione, aumentano di quasi 2.000 unità per un totale di 51.308, numeri in aumento sul fronte contagi, ma il sistema sanitario nazionale non ne sta risentendo. In terapia intensiva, nel saldo quotidiano tra ingressi e uscite, ci sono 7 malati gravi in meno rispetto a ieri per un totale di 158 malati intubati, mentre in area medica si registra solamente un aumento di 2 unità per un totale di 1.196 ricoverati con sintomi. In Sicilia resta sostanzialmente stabile la curva epidemiologica. I nuovi contagi nell'isola sono 550, 2 in meno di ieri su oltre 14.000 test esitati tra molecolari antigenici, con un indice di positività del 3.8%. 9 decessi, ma 4 di questi si riferiscono ai mesi scorsi e 2 non sono attribuibili al Covid. 130 positivi nelle ultime 24 ore, gli attuali positivi registrano un incremento di 391 unità per un totale di 6.191. In terapia intensiva c'è un malato grave in meno per un totale di 20. La Sicilia è terza in Italia come numero di malati gravi in terapia intensiva a causa del virus, mentre in degenze ordinarie posti letto in più sono 7 nelle ultime 24 ore per un totale di 165. 36 nuovi casi nella provincia di Catania, la più colpita oggi è Ragusa con 175 nuove infezioni. Ad Adrano calano invece i positivi, adesso 12, nessuno di questi ospedalizzato. Cambiamo adesso argomento, lasciamo infatti le infezioni, le epidemie da Covid per parlare di un'altra tragica piaga che a quanto pare quest'anno sta devastando ulteriormente il nostro tessuto sociale ed economico. Infatti ieri un nuovo incendio, questa volta appiccato volontariamente nei pressi dell'oasi di Ponte Barca, ha distrutto diversi fondi agricoli. Vediamo i particolari nel nostro servizio.
Brucia l'oasi di Ponte Barca, tornano a bruciare i fondi agricoli del territorio paternese con le fiamme, anche in questo caso volontariamente appiccate. Sarebbero stati almeno tre gli inneschi ieri pomeriggio che avrebbero coinvolto, oltre ai fondi agricoli di Ponte Barca, anche la contrada San Nicolò, già interessata da incendi una decina di giorni fa quando andarono in fumo 1000 ettari di terra sui Monti Castellaccio, tra le contrade Scirdicuni, San Nicolò, Poira e Castellaccio. Da qui la denuncia degli agricoltori, l'assemblea pubblica tenutasi sabato scorso da agricoltori, allevatori e cittadini che hanno chiesto interventi a tutela dei fondi agricoli del territorio devastati da continui roghi. A 3 giorni di distanza da quella giornata, nuovi roghi hanno arso alcuni fondi. Per fortuna l'intervento di 2 elicotteri, dei vigili del fuoco e dei mezzi della protezione civile con i volontari dell'APAS hanno evitato il peggio. Certo, anche per far scattare l'intervento di soccorso ci sarebbe molto da dire. Qualcosa nella macchina per far partire gli interventi non funziona. Nessuno ieri pomeriggio sapeva niente dell'incendio, mentre gli agricoltori disperati telefonavano a destra e a manca, mentre le campagne bruciavano. Nessuno aveva allertato i vigili urbani, la protezione civile e la forestale, con il risultato che sul posto c'era una sola squadra del gruppo boschivo dei vigili del fuoco 3-1. Nessuno aveva allertato i vigili urbani, la protezione civile e la forestale, con il risultato che sul posto c'era una sola squadra del gruppo boschivo dei vigili del fuoco. Solo dopo, anche con il nostro personale intervento, si è mosso qualcosa. L'intervento di qualche deputato regionale ha permesso poi l'arrivo anche di 2 elicotteri spegnifuoco con il rogo che è stato presto domato. Ma non può, non deve funzionare così. La macchina di intervento deve muoversi celermente da sola con un meccanismo chiaro. Non ci si può permettere di sbagliare, perché anche solo pochi minuti persi determinano la distruzione di interi fondi agricoli, gettando sul lastrico gli agricoltori vittime dei roghi. Rispetto alla matrice del rogo chiaramente doloso, si attende di capire se la magistratura ha avviato un'inchiesta. Per molti gli incendi di ieri sono stati interpretati come la risposta degli incendiari, da capire se si tratti di criminalità organizzata, all'assemblea fatta sabato scorso. Un braccio di ferro tra legalità e illegalità. Per far vincere la legalità bisogna che tutti facciano quadrato, bisogna innanzitutto non lasciare soli gli agricoltori e le istituzioni devono poter dare quelle risposte immediate che la delicata tematica attende. Restiamo in tema incendi, prende la parola il sindaco di Paternò, Nino Naso, che chiede un tavolo al prefetto appunto per discutere della situazione. Sindaco, ieri ancora roghi nelle campagne del Paternese, questa volta è stata colpita Ponte Barca proprio dove c'è stata un'assemblea sabato scorso. Gli agricoltori hanno bisogno dell'aiuto, del sostegno delle istituzioni. Sì, l'ho incontrato anch'io, c'è andato anche il vice sindaco, ma l'avevamo incontrato anche prima, lì c'è una, dobbiamo vedere con la regione, perché poi ragionando il terreno della regione, però noi abbiamo dato la massima disponibilità per collaborare e poter chiudere una zona importante che poi viene gestita direttamente dagli agricoltori. Ma sul Ponte Barca noi abbiamo tantissimo interesse, abbiamo un finanziamento di 1.200.000 euro che gestiamo con le associazioni, che gestiamo anche con gli agricoltori del luogo, dove proprio si protegge e si interviene sulla faunistica, sull'oasi, quindi è una meraviglia. Io stesso ieri sono stato in contatto tutto il pomeriggio con i vigili del fuoco e con la protezione civile, ringrazio poi perché sono andati a fuochi canneti dove vanno a nidificare i nostri uccelli, quindi è importantissimo, ma non parlo solo di questo, parlo anche degli incendi che ci sono stati a largo raggio in tutte le nostre zone. Sicuramente non è autocombustione, ne ho avuto modo di parlare anche con i vigili del fuoco, con gli esperti, certo non c'è la certezza, ma non può essere così. Abbiamo presentato una denuncia contro ignoti, chiederemo anche a sua eccellenza il prefetto
un tavolo, perché dobbiamo garantire il territorio contro questi malfattori, perché questi sono veramente malfattori che non hanno neanche il senso di quello che vuol dire comunità e l'appartenenza alle nostre meraviglie, perché ha rischiato la nostra piscina, ha rischiato il nostro ospedale, rischia il nostro ponte barca, zone sensibili, ci sono anche in altre parti, in altre comunità, ci muoviamo tutti quanti, io insieme anche ad altri sindaci abbiamo chiesto anche il potenziamento della nostra caserma dei Vigili del Fuoco, che veramente tanto lavoro hanno messo in campo, però dobbiamo combattere questi malfattori e le istituzioni devono fare sentire la propria presenza. Io ieri mi sono sentito anche con alcuni professionisti responsabili delle associazioni in collaborazione, perché dobbiamo fare tutto in rete. Alcuni agricoltori parlano di criminalità organizzata, voi avete idea insomma di chi possa esserci dietro tutto questo? Noi abbiamo esposto a denuncia, poi ci sono le forze dell'ordine che lavorano su questo, c'è chi interviene sui terreni, c'è chi interviene che hanno altre idee su come si deve garantire il territorio, ma il territorio si garantisce proprio valorizzandolo. Il nostro è un territorio meraviglioso, spero e sono convinto, perché tanto lavoro, e ringrazio l'Arma dei Carabinieri e tutte le forze dell'ordine per il lavoro che hanno fatto, non so quando ne hanno arrestati, che anche in questo caso si possono prendere e colpire questi malfattori. Cambiamo argomento, restiamo a Paternò e parliamo però di cimiteri. Si apre una querela tra l'ex consigliere comunale Ezio Messina e il sindaco Nino Naso, che risponde a tono. Restano accesi i riflettori sulla questione cimiteri a Paternò. Dopo l'intervento dell'ex consigliere comunale Ezio Messina, che punta il dito sulla gestione dei due luoghi sacri, ritenuta scarsa e fallimentare, a parlare oggi è lo stesso primo cittadino Nino Naso, che respinge le accuse, evidenziando di aver agito con puntualità e precisione, agendo là dove la precedente amministrazione Mangano, secondo Naso, ha fallito. Ho visto un'intervista dell'ex consigliere Ezio Messina, che ha sostenuto la passata amministrazione, l'amministrazione Mangano. Io dico che certe volte magari si perde l'occasione per stare zitto oppure per dire le cose come stanno. Il sindaco attuale si è fatto promotore di un'azione insieme ai cittadini per scongiurare la cessione, la vendita per 30 anni, più che la vendita, diciamo la gestione per 30 anni del cimitero, che avrebbe comportato per i nostri concittadini un costo elevatissimo dei loculi, più di 4.000 euro, più di 17.000 euro, una tomba di famiglia, la gestione completamente tolta al comune. Questo l'ha fatto questo sindaco. Questa amministrazione, il primo atto che abbiamo fatto è stato quello di revocare la delibera fatta dall'amministrazione Mangano nel dicembre 2016. Nel dicembre 2017 l'amministrazione Naso, così come aveva promesso ai cittadini, subito ha revocato quella delibera. Parliamo delle condizioni dei cimiteri e di quello che abbiamo trovato noi, perché noi abbiamo cercato di riprendere, abbiamo trovato macerie nel cimitero. L'ultima amministrazione aveva costruito solo 80 loculi, noi avevamo più di 400 salme provvisorie. In 4 anni abbiamo già realizzato 500 loculi, abbiamo in atto una delibera dove c'è la previsione di altri 1500 loculi, di cui 600 candelabili entro il 2021. 19 cappelle di confraternita, 310 tombe di famiglia finalmente aggiudicato, questo anche realizzato grazie all'intesa che si è avuto con i cittadini che hanno versato le somme, e tantissima attenzione nei nostri cimiteri. Sindaco, però le condizioni dei cimiteri non sono buone, quelle sotto gli occhi di tutti, restano sporchi, c'è stato anche un incendio in via Balatella e poi molti cittadini si domandano, le 310 tombe di famiglia che fine hanno fatto?
La 110 tombe di famiglia è stata aggiudicata, è stata aggiudicata e individuata la ditta. Fino a ieri ho parlato con l'architetto Benfatto, deve portare solo la ditta che ha aggiudicato la gara, la polizza fideiussoria e poi partono i lavori, anche perché voglio dire, ho il piacere che mentre c'è la mia amministrazione di consegnare questo sforzo che si è fatto insieme agli uffici ma anche insieme ai cittadini. È un lavoro costante, io so cosa significa, e lo sappiamo tutti, cosa significa i nostri cimiteri, luoghi sacri. Certo, c'è chi ci spiegola che va a cercare un punto dove, per dire, c'è un'interdizione in alcuni luoghi, e lo sappiamo tutti, dove deve intervenire la sovrintendenza. Ma sulla pulizia, sull'accerbamento si sta lavorando costantemente e penso che abbiamo trovato la soluzione definitiva, aumentando le giornate di spazzamento e affidando l'accerbamento a una ditta che si occuperà di questo, e quindi non ci dovrebbero essere più problemi. Anche io ci tengo personalmente che i nostri cimiteri, che sono veramente il luogo sacro dove ci sono tutti i nostri cari, siano vivibili e dignitosi. Non mi piace quando ci si specula dentro e chi c'è stato prima di noi non ha fatto assolutamente niente rispetto agli sforzi che si stanno facendo adesso. Restiamo sempre su Paternò, è ancora polemica, è ancora dibattito, questa volta sempre attorno alla politica ovviamente, ma questa volta si parla di Corso Marco Polo. Ad accendere appunto i riflettori sulla questione, consiglieri Di Stefano e Marzola, da qui il botta e risposta con l'assessore Luigi Gulisano, che respinge le accuse, le polemiche dei consiglieri, dicendo invece che su questo tratto di strada l'attenzione dell'amministrazione è sempre molto alta. Ma vediamo tutti i particolari del nostro servizio. A Paternò, Corso Marco Polo al centro dell'attenzione. Questa zona della città versa in uno stato di abbandono, questo quanto dichiarato e segnalato attraverso un apposito video dai consiglieri Agata Marzola ed Anthony Di Stefano. Siamo sul Corso Marco Polo, su segnalazione da parte dei cittadini che vivono in questo quartiere, per far evidenziare come questa zona periferica è completamente abbandonata. Non vi è nessun intervento da parte di questa amministrazione, che non si preoccupa di dover scerbare, di dover togliere quest'erba con il rischio di nuovi incendi, e soprattutto non può essere accettato che i cittadini, gli abitanti di questo quartiere sono costretti a vivere in questo degrado. Abbiamo ben poco di che fare polemica, come qualche odiatore di Facebook sarebbe lì pronto a dirci o a fare. In realtà, che si tratti di aree private o che a maggior ragione si tratti di aree pubbliche, vanno semplicemente eseguite, fatte rispettare le ordinanze, perché qui stiamo parlando principalmente di una questione di sicurezza. Ci sono diversi punti qui lungo Corso Marco Polo, come diceva bene la collega Catamarzola, periferia della città, ma non per questo che può essere messa assolutamente da parte, dove già qualche piccolo incendio, qualche principio di incendio c'è già stato. Non possiamo permettere ovviamente tutto questo. Il nostro non è il voler attaccare qualcuno, il nostro è voler denunciare questo stato di cose. Passiamo sopra, e non dovremmo farlo, anche su quello che è il grado di pulizia di tutta quanta l'area, di tutta quanta la zona. E guardate, stiamo dicendo queste cose proprio accanto all'asilo nido. Non c'entrerà nulla, necessariamente nulla, rispetto a quella che è la situazione che stiamo denunciando, ma anche sull'asilo nido. Ma che si aspetta? Che cosa si aspetta finalmente a inaugurarlo? E in merito alla questione è intervenuto l'assessore al verde pubblico Luigi Gulisano. Ma Corso Marco Polo è attenzionato a 360 gradi dall'amministrazione, tant'è che è dove verrà la costruzione degli alloggi popolari con i contratti di quartiere. Prevede finalmente lo sbolco di Corso Marco Polo, che è stato sempre bloccato per l'annosa causa dell'espropriazione di quel pezzo che prevede di far sbloccare Corso Marco Polo. È stato inserito anche un finanziamento che abbiamo preso per il re-ramping, per l'illuminazione pubblica su tutto Corso Marco Polo.
Io dico, se c'è qualche terreno che non è scerbato, sarà certamente non pubblico ma privato, dove abbiamo intimato con i vigili proprietari a effettuare lo scerbamento ed è tutto sotto controllo. Quindi l'attenzione di questa amministrazione è massima su Corso Marco Polo, ma su tutta la zona dei contratti quartieri, zona Scala Vecchia, una zona importante in via di espansione. Per quanto riguarda l'asilo proprio di Corso Marco Polo, ex asilo via Messina, l'asilo è quasi completo. Abbiamo in questi giorni abbiamo avuto ci siamo interfacciati con l'Enel, che stiamo aspettando che ci dà l'autorizzazione per poter posizionare il contatore dell'Enel. A breve i servizi sociali parteciperanno anche a un bando per attingere a delle somme per lo startup per fare partire questo asilo nido. Restiamo ancora su Paternò, ci spostiamo questa volta in piazza Caduti di Nassiria, dove di fronte alla sede della legalità, che sicuramente tutti voi conoscete, è stato piazzato un cestino per la raccolta dei rifiuti. È ovviamente necessaria la rimozione di questo cestino per essere spostato ovviamente altrove e non di fronte a una stele dedicata appunto alla legalità e alla memoria dei servitori dello Stato caduti per difendere questo importante baluardo. Ma vediamo i particolari del nostro servizio. Un fatto sgradevole, un errore sicuramente non voluto, che determina però un messaggio tutt'altro che edificante e costruttivo. A Piazza Nassiria, a Paternò, sono stati installati dei nuovi cestini per la raccolta dei rifiuti. Peccato però che uno di questi cestini sia stato piazzato proprio davanti la stele della legalità. Tutto questo proprio all'indomani del 29esimo anniversario della strage di Via D'Amelio a Palermo, dove morirono il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta. Le immagini del cestino davanti la stele sono assolutamente stridenti se si guarda al rispetto che il tema merita non solo nelle occasioni celebrative ma ogni giorno. Tra l'altro, la stele è stata oggetto di una polemica nelle scorse settimane tra il sindaco Nino Naso e l'associazione Muoviti Paternò, con il gruppo che qualche anno fa ha finanziato la sua installazione perché il manufatto era stato utilizzato per affiggervi un'altra targa accanto a quella della legalità per ricordare la giornata della terra. Un fatto, quest'ultimo, che non venne giudicato positivamente dai ragazzi che compongono l'associazione perché sminuirebbe il valore che ha e che deve avere la legalità. Superata l'impasse con il sindaco che spiegò come l'affissione di quella targa era solo provvisoria, ora con la targa della giornata della terra sparita ci si ritrova alle prese con la meno decorosa presenza dei cestini per i rifiuti. Dalla celebrazione dello scorso 19 luglio, giorno della strage di Via D'Amelio, al cestino dei rifiuti, il passo è stato davvero breve. Ci spostiamo per il nostro ultimo servizio ad Adrano, dove un uomo di 45 anni che nel 2017 era stato coinvolto in un'operazione antimafia è stato adesso condannato in via definitiva per 12 anni di carcere. Vediamo però i particolari nel servizio. Condanna definitiva per l'adranita Angelo Bulla, arrestato nel 2017 nell'ambito dell'operazione antimafia denominata Illegal Duty, dovrà scontare 12 anni di carcere per l'associazione mafiosa con l'aggravante delle armi e il traffico di droga. Ad eseguire l'ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Catania sono stati gli agenti del commissariato di polizia di Adrano. Angelo Bulla, 45 anni, aveva presentato appello contro la sentenza emessa nei suoi confronti nel luglio dello scorso anno da parte della Corte d'Appello di Catania, ricorso che è stato però dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione. Pertanto, lo scorso 7 luglio, la condanna a 12 anni è diventata definitiva. Bulla venne arrestato nel corso dell'operazione della polizia di Adrano, che sfociò nell'arresto di 39 persone, un duro colpo al clan mafioso Scalisi di Adrano, collegato alla famiglia mafiosa catanese dei Laudani. Nei loro confronti il GIP di Catania aveva emesso condanne complessivamente per oltre 350 anni di carcere. Fra queste anche la condanna di Bulla, il quale dopo l'arresto e le formalità di rito è stato tradotto nella casa circondariale Pagliarelli di Palermo.
Prima di salutarci vi do una breve. Un incidente si è verificato questo pomeriggio intorno alle 16:45 a Paternò, all'incrocio tra via Santa Lucia e via Emanuele Bellia. A scontrarsi una Fiat 500 e una Lancia Y. Ancora sconosciuta l'esatta dinamica dello scontro. Sul posto la polizia municipale e un'ambulanza. Ferite lievi sarebbero state riportate da una ragazza e da un ragazzo sulla ventina. Come vi dicevo, questa era la nostra ultima notizia. Prima di salutarvi, vi ricordo di seguirci sui nostri canali social, Facebook, Instagram e soprattutto Telegram, che vi permette davvero di restare informati durante tutto l'arco della giornata. Grazie per aver scelto, anche questa sera la nostra informazione. Vi do appuntamento alle prossime edizioni. Buona serata.